Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Il Consiglio regionale ha approvato il 29 novembre a maggioranza la legge di assestamento di bilancio che prevede investimenti per 60 milioni di euro. Di questi, 10 milioni sono destinati all'edilizia scolastica, altri 10 finanzieranno gli interventi prima emergenza per il ripristino dei danni alluvionali. Approvati anche 14 ordini del giorno collegati. Andrea Piano, Partito Democratico. Riusciamo a stabilizzare la spesa sociale, la spesa sul diritto allo studio, la spesa per gli enti gestori dei servizi socioassistenziali nel triennio. Allo stesso tempo diamo copertura definitiva alle problematiche legate al piano di rientro sociosanitario e diamo anche copertura ai primi interventi necessari per gli eventi alluvionali. Davide Bono, Movimento 5 Stelle. Il bilancio di assestamento del 2016 ottiene, diciamo, un pareggio solo grazie all'ennesimo aiuto da Roma. Un piano di rientro sulla sanità per 1,5 miliardi che si somma ai 3 miliardi di altro disavanzo, quindi un nuovo peso sulle generazioni future. Noi abbiamo chiesto più risorse sulle politiche sociali, sull'ambiente, sui trasporti, sulla cultura e l'istruzione. Le risposte crediamo appunto che non siano quelle che noi richiediamo. Dal 1 gennaio 2017 Torino avrà un'unica azienda sanitaria locale. Lo ha deciso il Consiglio regionale che il 6 dicembre ha approvato la proposta di deliberazione della Giunta che accorpa le due attuali aziende sanitarie del capoluogo piemontese. Valentina Caputo, Partito Democratico. Un nuovo percorso che porterà alla razionalizzazione dei costi della sanità, però un'operazione che ovviamente dovrà anche dare molta importanza al tipo di governance, perché non dovrà questa poter rallentare i processi gestionali. Credo che sia molto importante la nascita anche delle case della salute, perché si vanno a collocare come livello intermedio tra la medicina generale e gli ospedali. Claudia Porchetto, Forza Italia. Il tema dell'accorpamento delle ASL sicuramente è un tema importante che condividiamo. Sono i metodi che non sono corretti. Questo credo che sia l'assessore Saitta che l'ha giunto al suo completo deve ricordarsi che dal punto di vista legislativo è il Consiglio regionale che dirime i temi che fanno capo al piano strategico sulla sanità. È partita in Piemonte la campagna hashtag Dillo a Tutti per convincere i cittadini a praticare uno sport e a promuovere il proprio benessere. Ambasciatori nella prima fase, i 100.000 studenti universitari di Torino, testimonial di una campagna di promozione su corretti stili di vita. Riccardo Delicio, presidente Custorino. Mettere insieme alimentazione, attività fisica e sport può essere molto interessante. Mi fa molto piacere che anche la politica abbia sposato questo progetto e il Consiglio regionale in particolare. Sarà nostro impegno con il mondo universitario che possa essere un passaparola davvero per cui anche tutta la città verrà coinvolta. Ed è tutto. Altre notizie e approfondimenti su www.cr.piemonte.it. A risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.